Buongiorno a tutti, studenti e genitori. Sono Alessio Guidotti, docente presso l'Istituto Paolini di Imola. Il mio compito oggi sarà quello di illustrarvi brevemente, ma mi auguro nella maniera più esaustiva possibile, le caratteristiche fondamentali del nostro istituto, in particolare del settore economico. Ma la domanda da cui a mio parere è giusto partire sarebbe la seguente: perché iscriversi presso la nostra scuola, un istituto tecnico ad indirizzo economico? Le risposte possono essere davvero tante, cercherò di segnalare quelle più importanti. Innanzitutto, nel nostro istituto si riscontra perfettamente l'unione tra teoria e pratica, tra conoscenze e competenze. Accanto a lezioni classiche, frontali, sicuramente necessarie, si avranno una serie di percorsi e attività laboratoriali. Pensiamo a materie come fisica, chimica, informatica, scienze, le lingue straniere, partecipazione a progetti, concorsi, costante interfaccia e collaborazione con il territorio circostante. Insomma, una perfetta miscela tra tradizione e innovazione. Perché iscriversi a un tecnico, dicevamo? Perché si incontreranno discipline nuove, discipline come diritto, economia, economia aziendale, diciamo, altre lingue straniere, informatica, discipline che sicuramente stimoleranno, l'interesse da parte degli studenti. Inoltre, non possiamo sottovalutare l'aspetto del mondo del lavoro. La richiesta del mercato per la figura del tecnico è una richiesta che ancora oggi rimane molto molto alta a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale e provinciale. Quindi la strada verso il mondo del lavoro sicuramente alla fine del nostro percorso risulta più che accessibile, anche perché sappiamo bene che dal terzo anno sono anche previsti i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, quello che è l'ex alternanza scuola-lavoro. Quindi gli studenti entreranno già in contatto concreto con il mondo del lavoro a partire dal loro terzo anno di studi. Ma non dobbiamo trascurare anche l'altro aspetto, e cioè che il diploma è sicuramente, il nostro diploma spendibile immediatamente nel mondo del lavoro, ma tanti studenti decidono di proseguire con successo i loro percorsi di studi iscrivendosi all'università. E proprio a testimonianza della bontà, insomma, delle fondamenta solide che il nostro istituto riesce a fornire agli studenti, ogni tipo di percorso universitario può essere accessibile con il nostro diploma. Quindi sicuramente questa è un'altra carta che i ragazzi possono giocare. Andiamo però un attimino a vedere un pochettino nel dettaglio il nostro percorso. Come si può evincere dalla slide, abbiamo chi si iscrive appunto al Paolini settore economico avrà un biennio, quindi i primi 2 anni, identici per tutti. Mentre alla fine del secondo anno gli studenti saranno chiamati a scegliere il loro triennio finale, il loro indirizzo, tra appunto tre tipologie di indirizzi: l'AFM, amministrazione, finanza e marketing, il settore indirizzo SIA, sistemi informativi aziendali, e l'indirizzo, il più recente, RIM, relazione internazionale per il marketing. Andiamo a vedere innanzitutto il biennio comune, come è strutturato il quadro orario del biennio comune. Notiamo che le ore totali sono sempre 32 e tali rimarranno sino al quinto anno. Cambieranno alcune discipline, alcune tra biennio e triennio tenderanno a scomparire, altre discipline muteranno i loro quantitativi di ore settimanali, ma il totale rimarrà sempre quello di 32 ore, dalla prima alla quinta. È chiaro che mi sto riferendo a un orario normale, in condizioni di normalità e non di eccezionalità come quelle che stiamo affrontando in questi mesi. Accanto alle classiche discipline come matematica, storia, italiano, geografia, compaiono anche
una serie di altre discipline, nuove discipline a cui accennavamo in precedenza, vedete, come informatica, diritto ed economia, economia aziendale, seconda lingua straniera. A tal proposito, la seconda lingua straniera, ovviamente oltre all'inglese che rimane la prima, potrà essere scelta dagli studenti all'atto dell'iscrizione. E notiamo che queste discipline però sono sì presenti, però con un quantitativo di ore ancora piuttosto ridotto, che oscillano tra le 2 e le 3 ore settimanali. Come mai così poche ore per queste discipline? Per 2 principali motivi. Il primo è quello di permettere agli studenti un approccio soft con queste nuove materie, quindi di prendere confidenza con il lessico di queste nuove discipline, con le loro peculiarità. E dall'altra parte, tutto questo serve anche agli studenti a comprendere meglio per quale tra queste discipline si sentono maggiormente portati. Infatti, se noi diamo un'occhiata a quelli che sono gli indirizzi, questo è il quadro orario del triennio, dei 3 indirizzi di cui parlavo in precedenza, notiamo che alla fine del secondo anno, come vi dicevo, gli studenti saranno chiamati a scegliere il loro indirizzo. È chiaro che una scelta non è mai semplice, ma proviamo a fare un esempio concreto. Mi metto nei panni di uno studente. Sono uno studente che alla fine sta quasi finendo il secondo anno di studi e deve scegliere appunto a quale triennio iscriversi. Sicuramente potrò contare anche sull'aiuto e il sostegno dei docenti che mi sapranno indicare, in base a quello che hanno visto in questi 2 anni, quale può essere per me la via e la scelta migliore. Ma, ad esempio, se ho notato che in questi primi 2 anni mi sono trovato particolarmente bene con la matematica, l'economia aziendale, il calcolo puro di ragioneria, con ogni probabilità abbraccerò l'indirizzo AFM, Amministrazione, Finanza e Marketing, l'ex ragioneria, dove la matematica, l'economia aziendale in particolare arriva addirittura anche a 8 ore settimanali nell'anno della maturità. Se invece magari ho notato, mi sono trovato particolarmente a mio agio nelle ore di laboratorio di informatica, con ogni probabilità sceglierò alla fine del secondo anno l'indirizzo sia sistemi informativi aziendali, dove l'informatica diventa una delle discipline preponderanti e dove sono non a caso previste anche delle ore in laboratorio in compresenza anche con il docente tecnico pratico. Se invece avrò notato di trovarmi particolarmente a mio agio con le lingue straniere, sia a livello scritto che orale, con ogni probabilità sceglierò l'indirizzo RIM, Relazioni Internazionali per il Marketing, dove potrò approfondire anche lo studio di una terza lingua straniera, dove sono previsti anche degli stage all'estero ogni anno proprio per consolidare le competenze e le conoscenze linguistiche, e dove il respiro è sicuramente maggiormente internazionale, vedete materie come geopolitica, relazioni internazionali. È chiaro che l'economia, il settore è quello economico, e quindi l'economia rimane sempre il faro centrale, diciamo, di tutti e 3 gli indirizzi, ma indubbiamente lo studente, a seconda delle sue predisposizioni, di quello che è riuscito a dimostrare, a comprendere nei primi 2 anni, potrà effettuare una scelta adeguata. Mi fermo qui, non voglio annoiarvi oltre, ma ovviamente è chiaro che, come tutti gli altri miei colleghi, la dirigenza, la segreteria alunni, siamo tutti ben disponibili ad accogliervi per qualsiasi tipo di ulteriore chiarimento, approfondimento. Naturalmente saranno organizzati poi nel corso dell'anno i cosiddetti Open Day, che rimangono sicuramente l'occasione migliore per poter conoscere la nostra scuola e poter toccare con mano spazi, ambienti, professori e vedere come lavora effettivamente il nostro istituto. Nella speranza di vedervi presto tra le nostre aule, tra i nostri corridoi, vi auguro a tutti una buona giornata e soprattutto una buona scelta.